Iniziamo. Allora, oggi vediamo insieme le caratteristiche dell'essere di Parmenide. Partiamo da un presupposto. Per Parmenide, l'oggetto della conoscenza vera è il seguente. L'essere, lo scriviamo, in quanto essere è e non può non essere. Seconda parte, questa verità che segue il principio di identità A uguale A, principio alla base della logica. Seconda parte di questa verità è la seguente. Se l'essere in quanto essere è e non può non essere, il non essere in quanto non è, cioè in quanto non essere, non è e non può essere. L'essere in quanto non è, non è e non può essere. Perché? Perché in base al principio di identità A uguale A, che è il principio della verità, l'essere è identico a se stesso, A uguale A. Perché se l'essere che è non fosse, a quel punto lì non sarebbe. Ma l'essere che è non può non essere, in quanto è. Il non essere, sempre in base al principio di identità A uguale A, non è. Perché se lui non fosse, non sarebbe. Ma ciò che non è, non è possibile che sia, sempre in base al principio di A uguale A. Il non essere è uguale al non essere, così come l'essere è uguale all'essere. Questa è la verità. E questa verità è chiaramente antitetica alla verità di Eraclito, secondo cui l'essere diviene, l'essere scorre, l'essere è paragonato a un fiume in cui ci si immerge sempre all'interno dello stesso fiume, ma che non è più lo stesso fiume. Noi scendiamo e non scendiamo nello stesso fiume, perché l'essere diviene, cambia. Dunque l'essere è il fiume Po in cui ci immergiamo, ma l'essere non è, perché nello stesso fiume in cui noi ci immergiamo non c'è più la stessa acqua, perché è già divenuta, è già passata. Dunque il fiume è lo stesso, ma nel contempo l'acqua è passata. Dunque c'è l'essere e il non essere. Nel Pantarei Eracliteo c'è l'essere e il non essere. Perché c'è il fiume che però muta. Dunque, Eraclito ha elaborato una teoria che da Parmenide viene profondamente attaccata e criticata. Sono due scuole antitetiche. L'essere è e non può non essere. Il non essere non è e non può essere. Invece, per Eraclito, l'essere muta, diviene Pantarei. La verità che cogliamo con la ragione, per Eraclito, è che l'essere muta. La verità che cogliamo con la ragione, per Parmenide, è che in base al principio di identità uguale a, l'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può non essere. Chiaro? E non può essere, e non può essere. Proviamo a vedere le caratteristiche dell'essere parmenideo. Ci siete? Per dimostrare le caratteristiche, per giungere a dimostrare le caratteristiche dell'essere che è, Parmenide propone dei ragionamenti per assurdo. Cosa sono i ragionamenti per assurdo? I ragionamenti per assurdo sono dei ragionamenti così strutturati. Io prendo per vero ciò
che al termine del ragionamento dimostrerò essere non vero. Io per assurdo assumo per vero una cosa, al termine del ragionamento però dimostrerò che quella cosa non è vera. E se quella cosa non è vera, sarà vera, molto probabilmente, la cosa opposta. Dunque io per assurdo assumo per vero una conoscenza, assumo per vera una caratteristica, assumo per vero un aspetto che al termine del ragionamento dimostrerò non essere vero, perché è contraddittorio, perché è fallace, e dunque aprirò alla veridicità di ciò che è opposto a quello che per assurdo avevo assunto per vero. Ragionamento per assurdo assumo per vero una conoscenza, una verità, al termine del cui ragionamento dimostrerò non essere vera, pertanto andrò a decostruirla e a preparare il terreno logico, argomentativo, dimostrativo per l'opposto. Vediamo insieme. L'essere è e il non essere non è. L'essere in quanto essere non può non essere, il non essere in quanto non essere non può ovviamente essere, perché altrimenti non varrebbe più il principio secondo il quale A uguale A. Quale caratteristiche ha l'essere che è e che non può appunto non essere e l'essere che non è e che non può appunto essere? Proviamo per assurdo a vedere quali caratteristiche ha. Prima dimostrazione. L'essere che è molteplice. L'essere che è e che non può non essere è molteplice. Bene. Vediamo. Se fosse molteplice, ragionamento per assurdo, il pennarello rosso non sarebbe il pennarello nero. Il pennarello nero non sarebbe il cancellino. La molteplicità contiene il non essere, contiene intervalli di non essere, perché la molteplicità, quella cattedra è una molteplicità, contiene intervalli di non essere, perché tra il mio portafoglio e il mouse c'è il non essere, il portafoglio non è il mouse. Tra il mouse e la mascherina c'è il non essere, il mouse non è la mascherina. Tra la mascherina e la mia borraccia c'è il non essere, perché la mascherina non è la borraccia. Ma il non essere, quegli intervalli di non essere che ci sono in una condizione di molteplicità, non possono essere, perché il non essere non è. Dunque la molteplicità contiene il non essere, ma poiché il non essere non è possibile che sia, l'essere che è e che non può non essere, non può essere molteplice. Perché, lo spiego, perché se l'essere che è e non può non essere fosse molteplice, conterrebbe intervalli di non essere, ma poiché il non essere non è possibile che sia, l'essere che è non è molteplice, dunque sarà unico. La prima caratteristica è l'unicità, unico. Il pennarello rosso è il pennarello rosso. Questo pennarello rosso qui e questo pennarello rosso qui. Se questo fosse anche rosso, cioè nero, questo pennarello rosso qui e comunque questo pennarello rosso qui, che non è questo pennarello rosso qui, ma scusi, stessa marca, stessa caratteristica, ma questo è questo qui e questo è quest'altro qui e questo rosso non è questo rosso, questo rosso non è questo nero. Dunque unicità, l'unicità è la prima caratteristica dell'essere che è e che non può non essere, in base al principio logico di identità A uguale A. Dimostrare per assurdo, io per dimostrare l'unicità dell'essere che è e che non può non essere ho ipotizzato la sua molteplicità, ma ipotizzando la molteplicità mi sono portato dentro la pancia il non essere, ma non essere non è possibile che sia e pertanto via. Secondo, sempre ragionamento per assurdo. La seconda caratteristica, vai. Se il pennarello fosse e quindi non sarebbe quell'altro, non sarebbe neanche il pennarello. Certamente, perché sarebbero molto bene in una dimensione di molteplicità. Non sarebbe il pennarello A, non sarebbe il pennarello B. Perché o è
o non è. Dove c'è molteplicità c'è il non essere, dunque la molteplicità non è. Seconda caratteristica. La seconda caratteristica è questa: è mobile, si muove. Potenziamo. L'essere è mobile. Se l'essere fosse mobile, ragionamento per assurdo, assumo per vero ciò che alla fine dimostra non essere vero e dunque sarà vero l'opposto. Se l'essere fosse mobile, l'essere da A si sposterebbe a B e da B a C. Ma quando è in C non era più in B e quando in B non era più in A. Ma poiché non essere non è possibile che sia, esso è immobile, perché il movimento contiene il non essere. Perché quando è in C, perché si è mosso, non è in B. Quando è in B, non è in A. Così come quando è in A, non è ancora in C. E quando è in C, non era più in A. Non era neanche più nelle posizioni intermedie di B. Il movimento, la mobilità, contiene intervalli di non essere. Perché quando siete al primo piano non siete al secondo piano, quando prendete il caffè al bar non state appunto prendendo un pezzo di pizza. Dunque, mentre siete nel posto A non siete più in B, quando siete in B non siete ancora in C. Il movimento, la mobilità, contiene il non essere. Dunque, movimento e mobilità contengono il non essere, ma poiché il non essere non è possibile che sia, esso non è movimento, dunque è immobile. Arrivo subito, Immobile, perché quando è immobile è esattamente A uguale A. Immobile è dove è, non si sposta da dove è. E dove è, e dove era, e dove sarà, sempre lo stesso punto, sempre lo stesso luogo. Quello è il carattere, la caratteristica seconda dell'essere, perché se si muovesse conterrebbe il non essere, pertanto è immobile. Prego, Jacopo. La teniamo lì, bravi. Ma dunque, esatto, Dio. Dio, siamo già arrivati, molto bene, teniamolo lì. Dopodiché la risposta non è Dio, ma le cose che stanno emergendo cominciano a dirci: ma nel nostro mondo in cui io mi sto muovendo, va bene, io sono o non sono? Voi che alzate la mano, siete o non siete? Risponderemo a questo nella seconda parte della lezione. Mattia. Ma quindi, cioè, se io tutto si muove, sì, dire di non essere onnipresente? Ma il non essere è onnipresente, ma il non essere non può essere. Allora il non essere che non è sarà l'illusione. Ci arriviamo. Illusione. Prego. Quindi, ad esempio, se due capelli fossero. Sì? Due capelli. Capelli? Ad esempio. Ah, sì, sì. Se non fossero, comunque non potrebbero essere. I capelli non sono, perché un capello non è l'altro capello, dunque il capello non è. Prego, il capello è un capello che non è. Io non sono Matteo, io non so. Prego. Io sono Matteo. Vai tu. Ma nel senso, allora, se l'essere è fermo, no? E nel senso, se si muovessero, non sarebbe più in A, ad esempio. Sì. Ma anche stando fermo in A, comunque non è in B. Ma quel B, punto 1, non esiste neanche perché è unico. Perché non c'è la molteplicità. Barbara? Vai. Due domande, cominciamo con una. È una montagna. E ora non è. Ma non è, via, non è. Prego. Ma quindi non è l'essere. L'essere metafisico, stai scaldando i motori, mi piacete. L'essere rimanda alla metafisica, sì. È astrazione metafisica, metafisica oltre la natura. Facciamo un altro pezzo, così stiamo mettendo insieme. Data la definizione di essere, sta deducendo le caratteristiche dell'essere, data la definizione di essere. Non sta guardando l'essere e definendo l'essere. Guarda uno scoiattolo
E alla fine do le caratteristiche degli scoiattoli dopo averne visti tantissimi. Lui ha dato la definizione di essere e ne deriva le caratteristiche dell'essere partendo dalla definizione astratta, logica, razionale, che risponde al principio A uguale A di essere. Non sta descrivendo uno scoiattolo o la torta di vostra zia, sta deducendo le caratteristiche dell'essere dalla definizione dell'essere. Terza caratteristica. La terza caratteristica è questa. E se fosse disomogeneo? Se fosse disomogeneo, come ad esempio, non so, la maglia di Luca è disomogenea, quadrati, rosso, nero, va bene? Invece, sta costruendo la logica, la maglia di Cecilia, che non è, perché la maglia non è i pantaloni, ma la maglia in sé è omogenea, questo colore un po' indefinibile, ma è un unico colore, è omogenea. Omogenea vuol dire che non è diviso in parti. Se fosse disomogeneo, una parte non è l'altra. Quest'altra parte non è un'altra ancora, così come una pagella disomogenea, il 5 non è il 7 non è l'8, l'8 non è il 9, una pagella omogenea, tutti i 5, è omogenea, è una bella pagella omogenea, tutti i 5, poi bella, ok, una bella pagella di tutti 8, l'omogeneità. Questa colori, questa stanza, un colore omogeneo, tutto verde, acqua. L'omogeneità non presenta alterità, non presenta differenze e dunque la omogeneità è, perché non contiene la diversità delle parti. Per me è bello, pericoloso. Perché l'essere è omogeneo. Ciò che è omogeneo, ciò che è disomogeneo non è, così come ciò che è movimento non è, così come ciò che è molteplice non è. Dunque l'essere è unico, perché se fosse molteplice sono gli intervalli di non essere che farebbero sì che l'essere che è non sarebbe, ma non è possibile che ciò che non è sia. Così come immobile, perché se si muovesse sarebbero gli intervalli di non essere. Ma non è possibile che sia, perché l'essere non è, non è possibile che appunto sia. Così omogeneo, perché se fosse disomogeneo conterrebbe delle parti non identiche, ma diverse, ma una parte non l'altra, ma non essere non è possibile che sia, pertanto esso è omogeneo. Quarta, e non è un secondo ancora. La quarta caratteristica. Com'è? Beh, muta. Mutamento. Eh no, perché se mutasse, se fosse mutamento, passerebbe dallo stato A allo stato B, dallo stato D allo stato C, passerebbe dall'essere un girino, diventa rana. Cecilia oggi ha i capelli, quello è strano, lascio definire, amaranto, cos'è, bronzo, ok, domani arrivo con i capelli gialli, ma se ce li ha gialli non ce li ha più bronzo, rame, scusami. Dunque il mutamento contiene il non essere, perché la rana non è girino, perché il cucciolo di mucca non è il bovino, la mucca adulta, dunque è immutabile, è immutabile, e l'avendo visto ancora una volta, è immutabile perché se mutasse, se fosse in mutamento, conterrebbe degli intervalli di non essere, perché tra il girino e la rana c'è il non essere, la rana non è più girino, il girino non è ancora la rana. Pertanto il mutamento, contenendo degli spazi di non essere, degli intervalli di non essere, non è possibile che sia, perché ciò che non è, non è. Per togliersi di mezzo il non essere che non può essere, è immutabile, cioè è sempre come è. 5.
e se nascesse, è un rafforzamento del mutamento, e se nascesse e morisse, va bene, andiamo, ragionamento per assurdo. Ma se l'essere nascesse, passerebbe dal non essere all'essere. E se morisse, passerebbe ovviamente dall'essere al non essere. Ma passare dall'essere al non essere, dal non essere all'essere, dunque passare da ciò che non siamo a ciò che siamo, nascere, e passare da ciò che invece siamo a ciò che non siamo, morire, implica degli intervalli di non essere, e dunque è eterno. L'essere è eterno, perché se nascesse passerebbe dal non essere all'essere, se morisse passerebbe dall'essere al non essere, ma poiché il non essere non è possibile che sia, perché ciò che non è, non è, altrimenti non rispetterebbe il principio di identità uguale a, ecco che l'essere che è e non può essere è eterno. Ma è come è o potrebbe essere diverso da come è? Proviamo. Se fosse possibile, e allora l'essere potrebbe essere A, B, C, D, E, F. Ma se diventa A non diventa B, se diventa B non diventa C, se diventa C non diventa E, così non diventa F. La possibilità contiene degli intervalli di non essere. Bianca ha 10 euro, oggi esce da 10 euro, esce da scuola con i suoi 10 euro e con 10 euro decide se andare a mangiarsi una pizza, se andarsi a mangiare un kebab, sto avendo fame, se andare a mangiare una piadina, se andare a mangiare un hamburger o mangiare gli spaghetti thailandesi. Perché a 10 euro è ovvio che lei può mangiarsi spaghetti thailandesi, poi l'hamburger, ma lei a 10 euro. Le possibilità però sono tante, ma se mangia l'hamburger non mangia la piadina, se mangia la piadina non mangia spaghetti thailandesi, se mangia spaghetti thailandesi non mangia la pizza, se mangia la pizza non mangia il kebab. Ma poiché non è, non è possibile che sia, la possibilità non è data, perché la possibilità contiene il non essere, perché mangiare il kebab non è mangiare la pizza, e mangiare la pizza non è mangiare spaghetti thailandesi. Ma poiché non esso non è possibile che sia, esso è necessario. Necessario. L'essere che è e non può non essere è necessario, cioè è come deve essere. Perché se fosse possibile, implicherebbe degli intervalli di non essere, ma non essere, lo sapete, non è possibile che sia in base al principio A uguale A, perché l'essere è e non essere non è. Se l'essere è e non essere non è, esso è necessariamente necessario, è necessariamente eterno, è necessariamente immutabile, è necessariamente omogeneo, è necessariamente immobile, è necessariamente unico. Queste caratteristiche sono necessarie data la definizione. Se l'essere è e non essere non è, allora è unico, immobile, omogeneo, immutabile, è eterno, necessario, perché se non fosse queste cose implicherebbe non essere. Ma scusate, il non essere è impossibile che sia. E dunque, dolce in fondo, diamone anche una caratteristica più o meno quasi fisica, no, astratta, perché la matematica e la geometria non esistono per sempre nel mondo reale, sono materie astratte. Com'è? È completo. Cioè non è manchevole di nulla, dunque è sferico, la figura geometrica completa. Non. Perché se fosse incompleto, non sarebbe A, non sarebbe B, non sarebbe ancora C, non sarebbe ancora D. Perché ciò che è incompleto e manchevole, cioè possiede, non possiede delle cose, non è delle cose, ma poiché il non essere non è possibile che sia, esso non è incompleto,
ma completo. L'incompletezza contiene degli intervalli di non essere, perché se è incompleto vuol dire che non è ancora A, non è ancora B, non è ancora C, potrebbe essere D, potrebbe essere H, ma non è solo possibile che sia. Pertanto l'incompletezza contiene intervalli di non essere, ma poiché non essere non è possibile che appunto sia, perché ciò che non è non è, esso è necessariamente completo. E quale figura geometrica mi simboleggia la completezza? La sfera, che è appunto simbolo, ma anche proprio nella strattezza della sfera perfetta, completa, non manchevole di nulla. Queste, le discutiamo insieme, sono le caratteristiche dell'essere di Parmenide, caratteristiche derivate da ragionamenti per assurdo, dalla definizione di essere che è, di non essere che non è, che rispondono al principio di entità A uguale A. Gli svegli colgono che la verità è questa, i dormienti pensano che la verità sia il mutamento, la molteplicità, il movimento, la disomogeneità, la nascita, la morte, la possibilità e l'incompletezza. I dormienti vedono il non essere, ma il non essere è doxa, è opinione. Capite che Parmenide sta elaborando una ontologia, cioè sta studiando l'essere, è il padre dell'ontologia, scrivetelo, padre dell'ontologia, cioè di quella disciplina che studia l'essere in quanto essere. Non che studia l'essere degli animali, la zoologia, non che studia l'essere delle forme perfette geometriche, la geometria, non la disciplina che studia l'essere delle forme politiche, la politica, non la disciplina che studia la vita, la biologia. L'ontologia non studia delle forme determinate di essere, dalla fisica alla matematica, dall'ingegneria all'architettura, dalla biologia alla zoologia, dalla chimica alla psicologia, tutte queste discipline studiano una parte dell'essere, una determinazione. L'ontologia è la disciplina madre di tutte, perché l'ontologia studia l'essere in quanto tale, non l'essere determinato. Parmenide è il padre dell'ontologia, dello studio dell'essere in quanto essere. Ma che ontologia elabora? Brava Margherita, elabora l'ontologia metafisica, perché l'essere di cui parla è un essere che è al di là della natura. Che cos'è dunque il mondo in cui viviamo? Illusione. Il mondo in cui viviamo è il mondo del passaggio dall'essere al non essere, no? Perché non si passa dall'essere al non essere, perché o è o non è. Dunque il nostro mondo è il luogo del non essere, cioè è un'illusione. Questo è il problema che deve affrontare, ovviamente, adesso Parmenide. Perché se il nostro mondo è un'illusione, che tipo di conoscenza è possibile in questo mondo illusorio?